Le api locali esistenti a Cuba sono naturalmente resistenti alla varroa e in questo video ti spiego perché. Sei un apicoltore e ti piacerebbe avere api forti in grado di produrre chili e chili di miele senza dover spendere tempo e soldi in trattamenti contro la varroa? Sono Giuliano Stracci e dal 1984 mi occupo di apicoltura e selezione per ottenere api sempre più forti e in grado di vivere e proliferare senza trattamenti chimici e integratori artificiali per combattere la varroa. In questo canale trovi informazioni, tecniche pratiche e consigli utili che puoi applicare nel tuo apiario. Se invece vuoi risolvere subito e definitivamente il problema della varroa, in descrizione trovi quello che ho preparato per te. Iscriviti al canale e attiva la campanella per non perderti i nuovi contenuti e commenta sotto i miei video se hai domande o dubbi. Sarò felice di risponderti e aiutarti. A Cuba furono importate api europee nel XVI secolo da coloni spagnoli. Quindi Cuba è un'isola in cui, l'unica isola di quella zona lì, in cui non sono presenti api africanizzate. Quindi sono tutte api di origine europee. Poi, successivamente, a causa dell'embargo, vari embarghi, ora non so dirvi quali, che sono stati applicati verso l'isola di Cuba, non sono arrivati neanche i prodotti chimici per trattare le api, per disinfestarle dalla varroa. Di conseguenza è accaduto quello che io ho detto fin dall'inizio. Io fin dall'inizio ho sempre detto, se noi non avessimo mai trattato le nostre api europee, la varroa avrebbe vinto soltanto il primo anno. Dal secondo anno si sarebbe sviluppata una popolazione di api resistenti alla varroa. Tutto questo non è avvenuto, e lo ridico con forza ed energia perché è la verità. Tutto questo non è avvenuto perché sono stati obbligati sistematicamente i trattamenti degli apiari e va bene, dove c'è la varroa lo diciamo anche noi, lo insegniamo anche noi come fare, si fa il trattamento. Ma la cosa peggiore è che non è stata fatta ricerca fin dall'inizio per ottenere api, ceppi di api resistenti alla varroa. A questo punto, se avessero fatto questo, chi alleva regine si sarebbe approvvigionato di api che resistono alla varroa e quindi le api sarebbero tutte resistenti alla varroa, le api sarebbero ritornate anche allo stato selvatico nei nostri boschi, perché dagli sciami che fuggivano dagli apicoltori, e dentro agli alberi cavi, invece di esserci i calabroni, come succede ora, ci sarebbero nuovamente le api come era un tempo. Quindi abbiamo perso le api allo stato selvatico, abbiamo perso un bagaglio di genetica importantissimo selezionato dall'ambiente, perché le api gli organismi viventi in generale, in questo caso le api, che devono combattere autonomamente con le difficoltà del territorio, si selezionano resistenti alle difficoltà del territorio. A Cuba è avvenuto esattamente questo. La cosa più semplice che qualsiasi naturalista, biologo, che fosse stato interpellato su questa vicenda avrebbe detto fin dall'inizio. Ma no, noi abbiamo gli scienziati, abbiamo gente con un'intelligenza stratosferica che praticamente non ha incentivato in nessun modo, almeno fino agli ultimi tempi, la selezione di api che potessero resistere naturalmente alle malattie e alla varroa. Su quest'isola quindi ci sono popolazioni di api europee esenti da varroa, cioè no, esenti, che tengono la varroa sotto la soglia di pericolosità, perché in natura è così, in natura non c'è mai l'eradicazione di un predatore o di un parassita, cioè l'eliminazione totale.
C'è sempre l'equilibrio, la natura, la selezione naturale cerca sempre l'equilibrio tra ospite e parassita. Se mancasse il parassita, mancherebbero gli elementi per proseguire nella selezione nel corso delle annate e quindi del tempo. Quindi mancando il processo di selezione, il problema ritornerebbe in un secondo tempo. Invece la natura è più intelligente dell'essere umano, l'essere umano medio, e quindi fa sì che il predatore o parassita che sia presente ma sotto la soglia di pericolosità. Questo è il processo giusto e questo è quello che è avvenuto a Cuba, naturalmente. Ora Cuba è una nazione pilota nella produzione di miele biologico. Gli apicoltori vengono formati per mantenere le api in vita con metodi biologici, metodi naturali, non solo biologici. Biologico si fa anche da noi, ma mantenere in vita le api in modo naturale, quindi in base alla selezione naturale. E ora chi vi ha detto questa cosa ve lo dirò fra poco. Chi ci ha detto questa cosa, chi ci ha riferito questa notizia è un personaggio importante e ve lo dirò fra poco. Se vuoi ottenere api naturalmente resistenti alla varroa senza dover continuare a spendere soldi per soluzioni chimiche che si stanno dimostrando sempre meno efficaci, clicca il link in descrizione e scopri la soluzione definitiva per avere alveari sani e privi di parassiti senza trattamenti chimici. Ho sintetizzato 40 anni di ricerche creando un metodo pratico che puoi applicare per ottenere risultati incredibili già dal primo anno. Ti aspetto dall'altra parte. Allora, recentemente abbiamo conosciuto due ricercatrici che hanno lavorato su api, che stanno lavorando su api resistenti alla varroa, api europee resistenti alla varroa, con dei risultati concreti. Una ricercatrice statunitense e una ricercatrice canadese che lavora in Norvegia, sulle api norvegesi. Questa seconda ricercatrice, Melissa Oddi si chiama, Melissa scritto come all'italiana e Oddie, Oddie con la I nel mezzo, è una ricercatrice in gamba, è venuta direttamente da noi qui a casa nostra e ci siamo confrontati, ci siamo fatti uno scambio di informazioni reciproche su quello che è stata la loro esperienza e quello che è stata la nostra esperienza. Siamo rimasti entusiasti entrambi, questi sono scambi veramente preziosi, questi qui, e è stata lei a raccontarci questa storia che riguarda Cuba e questo a noi ci riempie di gioia perché qualcuno veramente, c'è stato un esempio naturale su questo pianeta, magari non voluto inizialmente, che ha portato esattamente quello che si sapeva da sempre, che lo sapeva anche Darwin, che quando parlava del processo della selezione naturale, dell'adattamento delle specie alla natura, ma qualsiasi naturalista lo sa adesso, cioè, e questo tipo di professionisti nel caso api e varroa non è stato interpellato in nessun modo. Questo è un errore di una gravità stratosferica, veramente. Cioè, per l'importanza che hanno le api mellifere nell'ecosistema è stato un comportamento di un'idiozia indicibile. Non voglio dire che trattare è un comportamento idiota, cioè, ripeto, parallelamente a quello che è stato fatto finora con i trattamenti, bisognava fin dall'inizio andare a selezionare ceppi di api che resistessero
naturalmente, autonomamente al parassita. Oggi saremmo liberi già da diversi anni da questo problema. Noi dobbiamo curare le api secondo i principi della selezione naturale, perché soltanto curando le api secondo i principi della selezione naturale si salva l'agricoltura, l'ecosistema, le api stesse, gli apicoltori, tutto, si salva tutto, soltanto curandole secondo i principi della selezione naturale. Quindi perché è andato avanti questo? Facciamoci una domanda, poi ognuno si darà le sue risposte. Perché sono andati avanti certe modalità che riguardano la forzatura della natura? Una forzatura con delle metodiche umane che non hanno senso nel campo della selezione naturale. Allora, io mi sono dato delle risposte, poi voi datevi le vostre. In parte l'ignoranza, in parte la stupidità, in parte qualcuno ci ha guadagnato, sicuramente. Ci ha guadagnato qualcuno che gli serviva di vendere dei prodotti, ci ha guadagnato qualche allevatore di regine che gli serviva di vendere più regine, dice ma sì, ma che gli muoiano le api, tanto il prossimo anno gliene vendo di più. Io gli do i miei prodottini, poi di tanto in tanto le cambio, poi le trovo anche magari, ma non dico tutti che hanno pensato tutti così, per carità, e che hanno fatto tutti così. Però questo pensiero c'è stato e c'è tuttora su alcuni. Io gli do i miei prodotti, le salvo a modo mio e l'anno dopo gliene vendo di più a quelli lì che li muoiono le api. E la stessa cosa vale per i nuclei, gli sciami venduti. Quindi qualcuno ci ha guadagnato, quindi il mantra, trattate, le api tanto non si possono selezionare, resistenti alla varroa, ci vorranno 50, 100, 1000 anni prima di ottenere delle api resistenti alla varroa. Questo era sempre i soliti discorsi di merda che ho sentito da una vita. E quindi poi in base a questi slogan detti a gran voce c'è un esercito di pesci che è rimasto allamato e ha abboccato. Il risultato è quello che vediamo. Api sempre più deboli, calabroni che si riproducono in una maniera esagerata perché i boschi, le cavità, gli alberi cavi che prima erano occupati dalle api selvatiche, un serbatoio genetico insostituibile di adattamento al territorio e alle problematiche del territorio, ora sono pieni di calabroni. Vabbè, che l'esempio di Cuba vi rimanga nel cuore e nella testa, prima nel cuore e poi nella testa. Ci vediamo.